benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo uno di quelli che si potrebbero definire video un po' fra virgolette tappabuchi, perché mi rendo conto che è un po' che non vi pubblico niente sul canale, è stato un po' un periodaccio, è ancora un po' un periodo abbastanza pieno, quindi ho poco tempo per registrare, non sto leggendo praticamente nulla, anzi nei prossimi giorni comunque però vedrete la recensione del volume di Maria Antonietta uscito per Star Comics. E oggi ci tenevo farvi un po' di compagnia postandovi un bel unboxing. Infatti mi è appena arrivato questo paccone da Amazon che ho ordinato l'altro giorno. Contiene 4 libri, ho voluto approfittare del 25% di sconto che c'è sulle edizioni della Burr, prendendo 2 titoli che assolutamente volevo prendere, più 2 volumi di una serie manga che ho iniziato a leggere e di cui voglio continuare la lettura. Direi quindi di iniziare, vediamo che cosa c'è dentro, cioè io lo so, vi faccio vedere che cosa c'è dentro, e il pacco non è arrivato proprio sanissimo. Speriamo che i libri siano intatti e partiamo subito. Viva le aperture facilitate, che tanto io non sono comunque capace di aprire, ma va bene così. E voilà. Dan! Allora, come vi ho detto, dentro ci sono 4 titoli, ora appoggio il tutto e ve li faccio vedere uno per uno. Direi innanzitutto con i manga, così facciamo prima. Ho recuperato in ordine il 2 e il 3 di The Unsaid Magus Bride di Kore Yamazaki. Vi ho fatto da poco tempo fa il focus on del primo volume, ve lo lascio a fianco a me nelle schede. È un manga che volevo recuperare da davvero tantissimo tempo, non mi decidevo mai a farlo, alla fine ho ceduto, ho fatto benissimo. Il primo volume mi è piaciuto tanto, tantissimo, vedo l'ora di andare avanti con la storia. Nel mentre ho iniziato anche a guardare l'anime, però mi sono fermata alla fine con la puntata con cui finisce anche il primo volume per non rovinarmi tutto, quindi poi leggerò questi 2 volumi e proseguirò anche con la visione dell'anime, che è davvero fatto benissimo, ha delle animazioni spettacolari e ve lo consiglio calorosamente. Però se volete qualche informazione in più sulla storia vi lascio il video a fianco a me. Comunque sono ambedue editi dalla Star Comics per un prezzo di copertina di 5,90 euro e presentano una sovracoperta e hanno la prima pagina a colori, e sotto ci sono alcune cose in più, non la solita, ecco, copertina uguale alla sovracoperta. È una serie che ora come ora sta andando abbastanza rilento in Giappone, infatti praticamente siamo alla pari. A giugno dovrebbe uscire il volume nuovo, poi non si sa, che dovrebbe essere l'8, non si sa quando si vedrà il 9, insomma speriamo che acceleri un po', perché poi sarà una paradura arrivare, ecco, a procedere con la lettura. Quanto riguarda invece i 2 libri, come ho accennato, sono 2 titoli della casa editrice Burr. Sapete che mi piacciono molto i classici della Burr, sia nell'edizione ovviamente Burr Deluxe, di cui ora vedrete un titolo perché non potevo approfittarne visto l'uscita davvero da pochissimo tempo di questa nuova versione di questo libro, che sono anni che dico che leggerò ma che non leggo mai. Però volevo un'edizione specifica, e questa intanto è Shirayuki che si è buttata sul letto, ma va bene così. E ne ho approfittato e sicuramente è arrivata la mia edizione definitiva. È uscito davvero da poco tempo e sto parlando del Burr Deluxe di Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen. È un mattonazzo assurdo, il prezzo di copertina è di 18 euro, ovviamente l'ho pagato con il 25% di sconto. Come tutte le edizioni Burr Deluxe, dentro è illustrato, a me fanno veramente impazzire queste illustrazioni e in generale, ecco, queste edizioni che trovo davvero essere bellissime, raffinate, io le amo e come ben sapete le vorrei riuscire a recuperare tutte. Assieme a questo è uscito anche Dr. Jekyll e Mr. Hyde, un altro che credo che recupererò sicuramente, e da quello che ho visto, tipo ieri o l'altro giorno, è uscito anche il Decamerone, un altro titolo che voglio assolutamente recuperare. Quindi sono davvero molto molto contenta, non vedo l'ora di leggerlo, spero davvero adesso di farlo in fretta, perché è un titolo che da sempre mi attira ma di cui ho abbastanza paura, però mi farò coraggio. L'ultimo titolo, anche in questo caso è un bel mattonazzo, ma neanche tanto in realtà, è un libro che sì, avevo nella mia wishlist da tanto tempo, anche in questo caso è un classico, ma che diciamo mi sono finalmente convinta a recuperare grazie, o per colpa se volessimo dirla così, a uno dei 3 libri che ho letto per la BookTube Italia Legge Indipendente del mese in corso, di cui vi parlerò a fine appunto di maggio.
ho letto tre libri dell'Orme Editore, dei libri pacchetti, però non le solite lettere o degli autori, bensì tre libri che, come ben sapete se avete visto qualche video fa, i vari acquisti e ordini, richiamano o comunque parlano di alcuni monumenti importanti a carattere internazionale, fra cui la Tour Eiffel, il Colosseo e la Statua della Libertà. In particolare ho letto qualcosa di questo titolo all'interno del libricino dedicato al Colosseo e sto parlando di Viaggio in Italia di Goethe. È un libro che ha davvero sempre attirato la mia attenzione sin da quando ho visitato per la prima volta la casa di Goethe a Francoforte. Ci sono andata due volte quando andavo a Francoforte a visitarla e c'era sempre all'interno di una vetrina all'inizio del museo una copia di Viaggio in Italia e la descrizione del libro, la presentazione dell'opera mi aveva davvero molto molto incuriosita ed è da allora finito nella mia wishlist, tanto che non mi dicevo mai effettivamente a comprarlo e quindi alla fine ce l'ho fatta. Comunque il prezzo di copertina è di 13 euro e anche questo l'ho preso con il 25% di sconto. È sicuramente un libro che leggerò con molta calma, dosandomelo nel tempo, essendo anche redatto comunque a mo' di diario e di zone d'Italia diverse, quindi me lo leggerò con molta calma. Vorrei, se riesco, iniziarlo a leggere quest'estate, vedremo se ce la farò, però lo stesso lo vorrei leggere molto presto perché è un libro che attira la mia attenzione da davvero tantissimo tempo, oltre al fatto che davvero non ho effettivamente mai letto praticamente nulla di Goethe, nemmeno I dolori del giovane Werther, quindi insomma potrei partire da questo, che sì, è gigantesco, ma mi riporta un po' all'interno di un mondo, un qualcosa che comunque conosco o meno, che è l'Italia. Quindi boh, vedremo. Se l'avete letto, fatemi sapere come l'avete trovato, perché sono davvero molto curiosa. Ok ragazzi, questi sono i libri che ho ordinato, che mi sono arrivati di recente. Fatemi sapere se avete letto qualcuno dei titoli citati. Come sempre li trovate comunque linkati qua sotto con il mio link d'affiliazione Amazon, se volete ecco qualche informazione in più. In generale noi comunque ci vediamo al prossimo video. A fianco a me sempre gli ultimi video usciti e il bottoncino per iscrivervi nel caso non vogliate perdervi i video che usciranno prossimamente sul canale. Io vi mando un bacione grandissimo e alla prossima. Ciao!